tag molto 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 grande, nel senso che siamo 40-45 ragazze. Questo video tag si chiama 100 Sec Company. 100 perché la ragazza che l'ha creato si chiama Katie Cento, quindi diciamo che il primo pezzo del nome appunto è dedicato a lei, e Company siamo noi ragazze che collaboriamo. Volevo dire intanto grazie mille a Katie Cento perché ha dato questa opportunità a noi tutte, e soprattutto anche perché giustamente contatta quella, contatta un'altra, copia il link del canale, comunque tanti, ha fatto tantissime cose, quindi grazie mille. Io intanto vi spiego come funziona. Intanto se vi va, mi farebbe anche tanto piacere a me, è sempre giusto nei confronti delle altre ragazze, andare a vedere il canale delle ragazze che hanno partecipato a questo tag. Quindi il tag consiste di rispondere a 10 domande e iniziamo subito. Numero 1: c'è un'età per truccarsi? Sì, secondo me le ragazzine dovrebbero iniziare a truccarsi tra i 13 e i 14 anni, perché se secondo me le bambine che si truccano a 10 anni sono un po' ridicole, nel senso, tu vedi una bambina piccolina ancora tipo senza forme e poi c'ha la matita, il mascara, il rossetto, così. No, secondo me l'età giusta sarebbe 13-14 anni. Domanda numero 2: con quale youtuber si piacerebbe stringere rapporti? Allora, a me mi piacerebbe un casino stringere rapporti con la ragazza che ha il canale che si chiama La moda di chi parla come mangia. La trovo una ragazza veramente veramente simpatica, mi fa morire dalle risate ogni volta che guardo i suoi video, mi mette allegria, non lo so, mi mette allegria. Domanda numero 3: mostra il tuo rossetto fucsia preferito. Allora, chi mi segue in pagina già lo sa, io avevo 5-6 rossetti fucsia, perché io amo il fucsia. Un giorno il mio cane mi viene la felice idea di andare nella vaschetta dove io tengo i trucchi e mangiarsi tutti i miei rossetti. Ha iniziato proprio a mangiarsi tutti i miei rossetti. Io la mattina mi sveglio, passo di qua in camera dove giro il video e lo vedo tutto rosa, fucsia, rosso, marrone. Sinceramente mi sono un po' spaventata perché all'inizio ho sonnato, lo vedo, mi sembrava sangue. Quando vengo di qua nella stanza vedo che il cane aveva mangiato tutti i rossetti. Ora vi lascio la foto così vedete anche voi. Quindi questi erano i miei bellissimi rossetti, il mio cane li ha mangiati e non ho più rossetti fucsia, devo aggiornarmi. Domanda numero 4: mostra una foto con tutti i tuoi rossetti, ovviamente col tappo aperto. Vi lascio la foto. Domanda numero 5: sei una nude girl o glamour girl? Allora, io sono metà e metà, nel senso, ci sono tipo durante magari la settimana mi piace truccarmi più semplice. Per esempio oggi, non so, avevo voglia di truccarmi un poco più forte, diciamo, e ho osato a mettere un po' di nero come ombretto. Cioè è strano, perché se guardate gli altri miei video sono più semplice, più da casa, più da scappata di casa, ecco. Domanda numero 7: titoli che attirano spettatori, favorevoli o contrarie? Contrarissima, perché uno spettatore quando legge un titolo, esempio, legge legge 100 Sec Company, il video deve parlare di una collaborazione tra queste cose. È inutile che io metto Rihanna come titolo e poi ci sono io, le persone subito vanno a cliccare mi piace
e dicono, c'è presa in giro, ma ti becchi lì, non mi piace. Domanda numero 8. Quando acquisti i make-up, li utilizzi subito o alla necessità? Allora, se ho tempo, appena arrivo a casa subito, li provo. Se non ho tempo, essendo mamma, devo cercare di organizzarmi un po', quindi magari li provo appena il bambino si addormenta oppure quando mio marito tiene il bambino, quindi alla necessità o quando ho tempo. Domanda numero 9. Il marchio che non hai mai provato o che vorresti provare? Allora, devo dire che non ho mai provato la palette Neve, per esempio, e mi piacerebbe tanto provarla, però qui in Germania non so dove andare ad acquistare, però ho visto che ci sono molti siti, quindi devo dare un'occhiata pure lì al sito. Domanda numero 10. Da quanto tempo sei su YouTube? Qual è stato il tuo primo video caricato? Allora, io avevo aperto questo canale credo nel 2009, però non l'ho usato per fare video così. Ho caricato qualche foto, scusate, qualche video ultimamente dei miei cani e del mio gatto, e usavo il canale solo per quello. Poi un giorno mi è venuta la felice idea di buttarmi, di mettermi sul tubo, e non lo so, eccomi qui. Il mio primo video credo che è stato un tutorial dove creavo un trucco zombie. A chi ti ispiri quando ti trucchi? Allora, quando mi trucco, io intanto penso a me stessa, cioè nel senso, ovviamente si sa, ci sono le imperfezioni della pelle, quindi magari ad uscire senza trucco un po' mi vergogno, quindi intanto lo faccio per me stessa. Poi vabbè, lo faccio anche per mio marito, per non fargli dire guardate con che cesso di moglie esce, quindi mi sistemo anche per lui. Le domande sono finite, e poi devo taggare 4 youtubers che vorrei che rispondessero a queste domande. Vorrei taggare Fanstar, che è una ragazza dolcissima. Dopo non taggo sorellina perché so che partecipa a questa collaborazione, quindi è inutile taggare se già ci sarà. Taggo Vania, lascio poi link nel canale, quindi nell'info box, quindi poi andate a vedere anche loro perché sono delle ragazze favolose. Poi taggo Lella, la mia amica Lella, e devo taggare un'altra persona, sono 4. E l'altra che vorrei, perché no, la moda di chi parla come mangia, mi piacerebbe vedere a lei che risponde a un video così. Ragazze, il video è finito, spero che vi sia piaciuto, era sempliciotto, però sono contenta perché siamo in tante, quindi sono curiosa anche di vedere video delle altre ragazze, e se ovviamente il canale mi piace mi iscrivo. Così ho più video da vedere quando non ho niente da fare, quando voglio guardare qualcosa di nuovo. Quindi vi saluto, vi mando un grande bacio, ci vediamo al prossimo video, ciao.